Ehi, Ranch. Ciao! Ehi, dimmi che hai tenuto gli scontrini. Ehi, zio, guarda questa cazzata. Ci dica dell'AUM 2.0. I sistemi AUM sono infallibili. La privacy è al sicuro. Sono parole grosse. Non teme che i gruppi di hacker la prendano come una sfida? Chiamali col loro nome. Il DedSec. Se vogliono provarci... noi siamo qui. AUM 2.0 è un software che morde. Oh, ma che, ce l'ha con noi? Già. Sta proprio cagando fuori dal vaso, è guerra. Per questo sto provando a craccare il 2.0. C'è solo un piccolissimo problema. Quale? Ecco, tieni questo e stai indietro, bene. Il chip... è un po'... duro da estrarre. È inutile provare a montare il nuovo sistema operativo sull'hardware vecchio. Perché? Perché hanno cambiato le porte? Secondo la guida capitalista dell'obsolescenza forzata! Per fortuna, un uccellino mi ha detto che il 2.0 avrà di serie un fantastico... exploit. Ma non mi dire, che peccato. Proprio così. Per questo tu dirotterai qui una ricca partita di 2.0 per le prenotazioni prima che qualche hacker da 4 soldi dica all'AUM come... rovinarci la festa? Hai uno strano rapporto con la tecnologia, lo sai, sì? Sta scherzando. La sorveglianza è davvero fantastica. È come l'esibizionismo, solo che paghi delle persone per guardarti. Fai anche degli spettacolini? Ma certo, con i burattini. Perché non mi sorprende affatto? Sfrutto le mie qualità. E quando dico burattini non intendo letteralmente. L'avevo capito. Marcus Holloway, flagello della Chiesa. E dai! Marcus Holloway, tormento dei tablet. Tremendo. Marcus Holloway, tramonto della New Dawn. Oh, mi piace. Usiamo questo. La sorveglianza è davvero fantastica. Ma... Ok, sono al centro distribuzione della AUM. Bravo. Ok, dovresti cercare un computer, una di quelle vecchie scatole. L'AUM conserva le schedule combinando destinazione e numero di targa come un semianalfabeta, ammesso che i software leggano. Buono a sapersi. Vediamo cosa trovo. Dove sei? Fatto! Ho qui la lista! Ok, bene, ora dovrai soltanto andare al centro di distribuzione e abbinare il numero di targa di uno dei loro camion a quello che è diretto in città. Ehi, è così analogico! Te l'ho detto, luttisti. Thank you.
a casa dal lavoro. Sì, aspetto. Ok, carino, è carino. Madre di Dios, ma che succede? E poi si sono messi a parlare di questa storia di un capobanda a Oakland. L'hai vista? L'hanno arrestato in mondovisione. Quello che proprio non capisco è come hanno fatto a farselo sfuggire per così tanto tempo. Aveva la casa piena di coca e tutti i vicini dicevano che erano andati alla polizia per mesi e che quelli nemmeno si erano presi la briga di fare un giro con una volante. Insomma, dove andremo? Ho trovato il camion. Ottimo! Cosa stai aspettando? Cogli l'attimo, amico mio! C'è qualcosa laggiù. Ma che succede? Siamo d'accordo. Ho il carico e sono in viaggio. Preparo il comitato di accoglienza. Ehi, dimmi che c'è qualcosa di buono. No, merda. Merda. Oh, oh, oh. Beh, qualcosa l'hai preso? Ma sarà davvero buono? Oppure cattivo? Chi lo sa? Stiamo parlando dell'AUM. Facciamo così, io sistemo questo stronzetto, mentre tu vai a procurarci della caffeina. Cioè, vuoi che vi porti due caffè? No, lui è un robot. La caffeina è per me e per te. Ok. Per lui decaffeinato. Ok. Serve una mano all'hackerspazio. Gli aggeggi AUM non sono 2.0 per caso.
Non ti avevo... Il DedSec come ha preso la vittoria della New Dawn? Benissimo. Ci sono proteste ovunque nel paese. E la gente che non è neppure associata ci sta supportando alla grande. Direi che non poteva andare meglio. Beh, non finché la chiesa non chiuderà del tutto. Insisteremo finché non accadrà. Con Miranda e Jimmy Siska in prima linea, la New Dawn ha preso un duro colpo. Pare che Cyber Driver potrebbe diventare il successo a sorpresa dell'anno. Beh, non aspettiamoci un biglietto di ringraziamento dagli HMP. No. La Home sta facendo un'ottima cosa. Pubblicizzano il prodotto, risolvono tutti i problemi dei primi acquirenti, poi aspettano produrre abbastanza unità da soddisfare la domanda. E tutti lo vogliono. Però i primi acquirenti avranno passato momenti terribili. Oh, ecco perché è bello. C'è una clausola nella prima pubblicazione del programma che dice che va considerato come una beta. Sono riusciti a sminuire tutta la stampa negativa facendo sembrare scemi gli informatori. Tu ammiri quello che fanno. La moralità vale solo per le azioni individuali, Marcus. Si può ammirare la macchina senza approvarne lo scopo. Sai, ho una versione iniziale dell'AUM nel mio appartamento. Ho chiuso la connessione al server non appena l'ho installato, ma funziona ancora bene senza. Che succede ai videogirati? Ho un algoritmo basato sulla mia normale routine che segnala le cose sospette. Il sistema mi avvisa ogni giorno quando torno a casa e vedo i video prima di cancellarli. Se voglio li copio tramite USB, poi nel mio vecchio PC con Windows 95. Niente scheda di rete. Ah, trovato niente di interessante? Giusto il vicino che mi ruba le begonie dalla finestra. Secondo me pensa che ricrescano, ma sono io che le rimetto lì nei weekend. Gli hai mai parlato? Sono fiori, il prezzo per rimpiazzarli non è niente in confronto al divertimento di vedere un ottuagenario che li porta via con fare super furtivo come se fosse uno dei tizi di Ocean's Eleven. Forte! Grazie, signore. Prego, signore. Del mio meglio, sai? Ok, e sei stato bravo. Non ci dico che mi stai incolpando di qualcosa. Dico che... Ma non capisco niente, se non ho chiesto di riprogrammarlo basta, da capo. Basta, ora basta! Ma che... Sì. Ho qui qualcosa. Oh! Wow! Ben fatto. Ehi, basta, Bull. È cocaina liquida. Secondo te a Josh fa bene? No, non se ne parla. Ci siamo! Sì! Ora voglio dire una cosa a tutti i presenti, a noi stronzi del DedSec. Che come hackeriamo, programmiamo e rubiamo noi, non lo fa nessuno. Allora, e questa cosa magari fratello. Diciamola alla polizia, ma brindo al DedSec! Bene, amico. Ora dobbiamo trovare una smart home ed entrare nel server. Che aspetto ha l'unità esempio Allied Complex? Vediamo. Sicurezza scarsa. Mi sembra il posto giusto per testare. Dovrebbe. Grazie per l'ottimismo. Ehi ragazzi, il debutto è riuscito. Sono dentro. Ottimo lavoro, Marcus. Dai un'occhiata dentro la casa. L'AUM conserva tutti i dati degli utenti in locale come misura di sicurezza. Se riesci ad accedere ai video delle persone che visitano la casa, questo riuscirà a far scattare l'allarme. Ricevuto. Beep, beep, boom.
Naum, la casa smart del futuro. Mentre ammirate le sue funzioni, ricordate di interagire con lo spazio interno. Toccate, sfiorate, aprite e usate ogni oggetto che vi attira. È la vostra esperienza, il vostro viaggio. E quando verrà il momento di fare una scelta, ricordate, non è in casa. Ehi, come lo vedi un appuntamento? Spettacolo! Ehi ragazzi, il server era un trucco. Cosa vuoi dire? Ci sei entrato? È solo uno snodo, i dati vengono conservati altrove. No, questo hardware non funziona così. Se hanno installato qualcos'altro dovrei... Josh? Ci sei ancora? Ora sta leggendo 1000 comunicazioni interne al minuto. Ti daremo informazioni sul come, tu scopri il perché. Ok.